Il sindaco di Milano porta doni e auguri ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Niguarda, dove gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti hanno allestito una spettacolare performance. Barba l'elefante vuole festeggiare il suo compleanno nella giungla con i suoi amici. Nessun problema per Tita la giraffa, abituata alla savana, ma Freddy il pinguino ha bisogno del ghiaccio e Mimì, la cavalluccia marina, dell'acqua. Barba e Tita allora si ingegnano per trovare una soluzione e festeggiare tutti assieme. È una delle avventure degli amici di viaggio della pediatria dell'ospedale Niguarda di Milano. Simpatici animali, grazie anche ad un gioco interattivo, accolgono i bambini per farli sentire non più pazienti ma viaggiatori. Fare l'attività dell'ospedale in un ambiente che è sempre più simile a quello della vita di tutti i giorni è un obiettivo fondamentale. A fare visita ai bambini della pediatria anche il sindaco Giuliano Pisapia, travestito da Babbo Natale, ha portato dei regali. Questo è un vero e proprio gioiello di cui Milano e diciamo l'Italia orgogliosa, in cui riesce a rassicurare, a unire, a dare momenti di gioia anche a chi soffre, ai bambini e ai genitori. Amici in viaggio sono stati disegnati dagli alunni della nuova Accademia delle Belle Arti, grazie al finanziamento di Fondazione Pirelli.